Mi vedono. Buona ragazzi, qui invece che spero siamo questo nuovo video. Oggi siamo qui a presentarvi nella nuova famiglia, nella mia famiglia, Jake's Player, tre novità. Vabbè, io metterò che ho acquistato tre Smartwatch a poco. Allora, sì, perché ho preso tre Smartwatch, due e il terzo già qua, no, perché uno lo sto usando, è veramente figo, bellissimo. Infatti adesso vi faccio vedere almeno uno di tre tanti che dovrò a vendere. Allora, come è fatto? Questo smartwatch è molto bello. Adesso vicino alla telecamera. La telecamera si ritorna a qui. Tanto la pista del scatolo. Adesso siamo qui con uno di quelli che devo ancora venderlo. Ovviamente l'ho già messo tutti a posto io, nel senso che ho già messo la lingua italiana. Però voi, se voi lo comprate da... Se voi lo comprate, anzi, lo dovete comprare dal mio collega, da uno che ho conosciuto che le vende, si chiama Stefano, invece qua il link in descrizione. Ovviamente penso che farà anche spedizione, ovviamente costerà un po' di più. Lui le vende 1,25€. Ovviamente nelle foto sono diverse di questo qua, perché lui vende tanti modelli. Io ho scelto questo modello perché è simile a un Apple Watch, sembra veramente un po' più lui. Dal coso qua e dal qui da USB da caricare e il microfono e l'audio. Per aprirlo non è difficile, ogni angolo puoi aprirlo, ogni angolo lo apri, ha la sua batteria, dura tantissimo questa batteria, quindi anche se c'è poco qua dura, perché sono qua da 4 ore che uso questo smartwatch e non è appena arrivato a metà batteria. Dentro puoi mettere una micro USB, una micro SD e un micro SIM, perché hanno messo anche queste robe. Mo ve lo spiego attivandolo. Adesso lo faccio vedere. L'ho messo male, devo riaprirlo. Perché hanno al suo posizione, non puoi metterlo male. Aspettate, perché la batteria mi sta bene? Sì, ma perché se metto male la batteria non si chiude bene. E infatti, quando si chiude bene, poi dovete sempre aprire e capire il motivo perché non si vuole chiudere bene. Ovviamente la batteria non può essere già gonfia perché non è anche stata ben tanto utilizzata, però occhio, perché queste batterie si possono gonfiarsi facilmente. A meno io non mi è ancora successo, perché l'ho appena comprato. Chiudere questa cosa qua, non so più niente. Andiamo a accenderlo. Che bello. Ovviamente mi avvicino al telefonino. Allora, quando accendete sarà così, ovviamente in inglese, ma potete ovviamente mettere italiano nelle impostazioni, non è neanche difficile. Allora, nel menu, ovviamente c'è una cosa molto carina che io per questo lo ho preso, che è questa cosa qua. Allora, da così dicete, minchia, ha la stessa forma dell'Apple Watch, infatti. Ma la cosa bella è questa: hanno messo l'app di WhatsApp, Facebook, che è qua, che ovviamente si vede male, Facebook, Twitter e Google Chrome. Ragazzi, quando l'ho visto ho detto, oh mio Dio, devo prendere. Poi vabbè, qui ci sono altri programmi dentro il suo, e così ho detto lo prendiamo. Io però ho fatto una cosa che nessuno farà, lui lo fa, però ripeto, l'ho fatto grazie che io avevo un telefono buono da dare via, perché io ho dato via il mio mezzo M3 Note. Ovviamente sapevate che io avevo quel telefono che era un po' rovinato, si è dato il vetro, però funzionava bene. E l'ho dato lui, e lui si è preso, mi ha dato questi bellissimi smartwatch. Ovviamente quando tu spegni, cioè lui, ecco, aspetta,
Quando tu sei così, clicchi il pulsante, si spegne. Tu lo accendi, ti esce l'orologio, tu puoi mettere questo, questo. Oh, no, sono sbloccato. Mannaggia a me. Questo, ho questo qua che mi piace tantissimo, che sto adesso io usando. Fai così, si sblocca e vai di nuovo dove vuoi tu. Così spegni. Per spegnere l'Apple Watch e smartwatch, tieni premuto, schiacci poi sì e si spegne il vostro smartwatch. Ovviamente non so che modello è, quindi non ve lo voglio, cioè non lo so, poi provate a indovinare, io non sono uno di quelli che va a cercare, però veramente è stato un affarone a prenderli tutte e tre. Proprio tre scatole qua belle belle. Ovviamente adesso poi devo testare se funziona la cosa di WhatsApp, Facebook e Google Chrome, che queste applicazioni sono attive soltanto se metti la SIM. Io però non ho messo la SIM perché ce l'ho qua, la Nano. Devo aspettare che mi portino il pezzo per mettere Nano e Micro, che non ce l'ho. La SIM è la massimo che puoi mettere qua, hard disk SIM, SD card, è di 32 GB, provato, già a me funziona benissimo. E niente, questi sono i miei acquisti. Ovviamente io non so più cosa, visto che non so cosa portare in questa settimana, visto che è successo tante cose, ho deciso di portare questo Unibox. Fatto vedere uno di quelli che ho comprato, il mio è qua, che è bello utilizzato. La batteria dura tantissimo se si usi poco, nel senso guardi l'ora o attivi l'applicazione, penso che durerà circa 3 ore, 4 ore o 5 ore di attività, così normale. Jackie Specie, vediamo il prossimo video. Se volete, ovviamente, se volete che vi faccio vedere poi quando, se funziona, quando se funzionano le quattro applicazioni che ho nominato, che è WhatsApp, Facebook, Twitter e Google Chrome, mettete 30 like e nel prossimo video lo farò vedere. Se non funziona, sarò uno io scioccato e due anche voi. Quindi ovviamente non lo comprate subito, perché fai caso che lo comprate e queste applicazioni non funzionano, me le abbiate sia voi sia io. Però la Jake Spray al prossimo video. Però come acquisto per normale, per chiamare o per vedere il messaggio, per mettere la musica, è buono. Cioè, è buono ma non buonissimo, però dai, come prezzo che lui vende 25 euro, la farei uno dei acquisti. Poi se tu vuoi fare Natale, vuoi fare questi Natale, compriti questi che ti fai un affarone. Faccio che sbagli al prossimo video. Ciao a tutti, ciao, e non ho ancora la voce, ciao.